Salve a tutti YouTube, sei il vostro Filippo Ferenze qui con una nuova food review. Oggi proverò tutti i prodotti della settimana Alpenfest. E sì, finalmente ci siamo, nuova settimana. Questa volta credo che sarà anche più tosta rispetto a quella della settimana giapponese. Ma partiamo immediatamente da un inizio come l'altra volta. Cerchiamo di gestirlo anche perché anche questa volta lo scontrino è abbastanza lungo. Primo prodotto che vorrei provare, una sorta di aperitivo, diciamo così, ovvero i grissini bretzel. Dietro invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti e anche i palloni tradizionali. Pacco da 150 grammi pagato 1,99 euro. Ora vedremo se questi grissini sanno effettivamente di bretzel oppure no. Effettivamente hanno quell'odore casareccio di pane che ti aspetti quando ti esce la pagnotta dal forno. Cioè, ecco, hanno questa stessa sensazione al naso. Effettivamente sono anche belli, croccanti, come giusto che il grissino sia. Ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! E in effetti sì, sanno sia di grissino come consistenza, ma di sapore come dal punto di vista del bretzel. E andiamo avanti con un altro prodotto, ovvero il salame affumicato, questa volta con paprika e peperoni. È molto lungo ed è veramente abbastanza morbido nella consistenza. Dietro abbiamo come sempre ingredienti e valori nutrizionali qui in basso. Salamone da 250 grammi pagato 2,99 euro. Ora vedremo se saprà di questo connubio fra salame, paprika e peperoni funzionerà oppure no. Beh, a naso c'è un odore di affumicato che è veramente incredibile. Però come consistenza non è proprio un salame, assomiglia più a un bratwurst. Si sente quella leggera affumicatura del salame unita a una paprika che secondo me dovrebbe spingere un po' di più. Sembra una paprika dolce, invece me l'aspettavo molto più forte, molto più preponderante. Mentre i peperoni penso che, non lo so, se li sono dimenticati per strada. Andando avanti con dei salamini, leggetelo qui perché è troppo complicato per me. Qui di lato invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti. Invece dall'altro lato i valori nutrizionali. Questa volta 8 salamini da 150 grammi pagati 2,49 euro. Ora vedremo se saranno lo snack ideale da accompagnare con i grissini oppure no. Qua abbiamo un odore di salame molto più intenso, assomiglia quasi a una sorta di salame ungherese. Sono veramente molto morbidi, quindi già questo da questo punto di vista è perfetto. E ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Assomigliano ai salamini Beretta, leggermente affumicati, salati al punto giusto, speziati a dovere. Niente, ti potresti finire tutta quanta la confezione in un secondo. E concludiamo l'argomento delle salsiccette con queste mini salsicce spalmabili addirittura. C'erano tre tipologie, ma ho preferito prendere quelle con cipolla arrostita. Dietro abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti in valori nutrizionali. Invece le 5 salsiccette da 130 grammi sono stati pagati 1,19 euro. Ora vedremo se questa formula di spalmare le salsicce funzionerà oppure no. Sono effettivamente molto piccoli, assomigliano dalla consistenza, ce l'avete presente le mortadelline, quelle piccole, o dei prosciutti che si trovano nel banco frigo? Ecco, stessa consistenza. E visto che non ho un cracker, lo mangerò direttamente al cucchiaino, quindi buon appetito! Due sapori spiccano principalmente. La potenza di gusto del fegato, per chi non lo ama, lo posso capire, un gusto forte, tenace. E poi arriva quella sorta di dolcezza misto a leggermente bruciacchiato della cipolla e ci sta veramente da Dio. Questo secondo me sulle bruschette appena calda sarà una meraviglia. E ora passiamo al reparto dei salumi. Ne ho presi due, salsiccia a fette e maiale a fette. Dietro vi beccate gli ingredienti e anche i valori nutrizionali. Queste due specialità dal peso di 100 grammi l'uno sono state pagate 1,69 euro. Ora vedremo chi dei due funzionerà di più, oppure nessuno, oppure entrambe. Ed eccolo qua il nostro maialino. Vi posso dire che ha quell'odore di prosciutto che ha sempre. Magari sarà anche la forma o anche il colore o questa parte di grasso come potete vedere qui in superficie. Ma mi sta facendo venire un'acquolina in bocca incredibile, quindi a me. Essenzialmente assomiglia a una sorta di prosciutto arrosto, però dal sapore molto più affumicato. C'è quella parte del grassetto che secondo me riesce a completare questo salume in maniera perfetta.
E anche qua abbiamo il nostro salame. Questo ha un odore molto affumicato, molto forte. Si vedono qui nello specifico le varie parti delle varie parti del maiale che sono state utilizzate per fare questo salume. Ma ora passiamo all'assaggio, perché anche questo acquolina a non finire. Paradossalmente mi sembrava un salume veramente forte e aggressivo, in realtà si è risultato essere non leggero, però quasi. C'è una preponderanza di lardo e di pepe nero che ti dà quel cazzotto all'inizio, e poi in un certo senso questa affumicatura riesce a riempire il palato in una maniera veramente perfetta. Buono! Ultimo salume, ma non meno importante, questo Leberkäse, spero di averlo pronunciato bene. Dietro invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti e valori nutrizionali. Pacco da 400 grammi pagato 2,99 euro. E ora vedremo se questa sorta di tramezzino dall'esterno, però di carne, sarà buono oppure no. Assomiglia, ce l'avete presente, lo jambon o lo spam? Ecco, stesso odore di carne, tagliato veramente spesso. E ora passiamo all'assaggio, quindi buon appetito. Essenzialmente ha due sapori contrastanti, sa di prosciutto però con una sorta di retrogusto al tacchino, dato forse magari da questa tostatura della cottura qua di lato. Veramente intrigante e molto interessante. Buono! E in un certo senso, per concludere la parte dell'aperitivo, io direi di buttare tutto giù con la birra. La tiene, devo dire, molto figa, molto bella, molto particolare. Ha quell'aria di Oktoberfest incredibile. Qui di lato invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti e anche i valori nutrizionali, siete riusciti a leggere, ma sì, dai. Birra da mezzo litro dal valore alcolico di ben 5 gradi, pagato 0,85. Ora vedremo se sarà il giusto connubio con tutta quanta questo popò di roba oppure no. Il colore assomiglia quasi a una birra ambrata, la schiuma devo dire che è abbastanza persistente, un odore veramente molto aggressivo, molto pungente. E ora passiamo all'assaggio. Cheers! Buona, non ti lascia il sapore impastato in bocca, aiuta anche in un certo senso a pulire il palato dopo tutto quanto questo popò di salumi che abbiamo mangiato. E ora passiamo a un altro piatto fondamentale della tradizione, ovvero i canederli. E ho preso quelli allo speck, quelli agli spinaci e quelli di pane. Ma ora passiamo all'assaggio. Ah no, prima andiamoli a cucinare. Ed eccoli qua in tutto il suo splendore, anzi nel loro splendore, le tre tipologie di canederli. Al taglio devo dire che risultano veramente molto morbidi. Qui per esempio c'è un odore intenso, fortissimo, di spinaci, di formaggio incredibile. Ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Qui abbiamo invece un gusto molto delicato. Si sente come quasi se ci fosse una sorta di ricotta all'interno con un po' di parmigiano. E poi abbiamo questo spinacio, che me l'aspettavo veramente molto più pungente, però è veramente ben amalgamato nell'insieme. Anche quello al bacon è risultato molto facile al taglio, molto profumato, si sente questo odore di bacon e di leggermente affumicato che ti sovrasta tanto, però non dà fastidio. E buon appetito! Buono, l'affumicatura si sente non solo all'odore ma anche a sapore. Una consistenza, questo forse un pochettino più morbida, generosa nel sapore, anche nei profumi e negli odori che sono stati utilizzati per realizzare questo canederlo. E ora passiamo a quello classico. Non si sente tanto in maniera olfattiva, vediamo, a sapore sì. Buon appetito a me! Semplicità è la parola chiave. Un gusto veramente forte e delicato. C'era la presenza delle spezie, è stata dosata veramente bene. Non lo so, nel mio immaginario me l'aspettavo molto più carico di sapore, e invece veramente mi ha sorpreso tantissimo. A volte la semplicità. E dopo i canederli passiamo ai potato dumplings. Ho anche scritto qua sopra. Dietro abbiamo invece tutti quanti i nostri ingredienti e valori nutrizionali. Da 500 grammi pagato 1,49 euro. Ora vedremo se sono veramente buoni quanto sono visivamente oppure no. Però prima, anche loro, andiamoli a cucinare. Sì!
Ed eccoli qua i nostri gnocchetti di patate, vi posso dire molto belli, non so se questo aspetto leggermente colorato che ricorda quasi una patata crudo è un effetto voluto o meno, però vi posso dire che sono veramente incredibili, croccanti di fuori però si sente quella leggera morbidezza all'interno. Ma ora passiamo all'assaggio, buon appetito! Molto morbide, assomigliano quasi a una sorta di polpetta di patate, dal gusto veramente morbido e leggermente croccante all'esterno, come ho detto prima. Molto buoni. E ora passiamo in un certo senso al mondo delle paste ripiene con i caserecci ripieni di fontine Speck. Si può vedere proprio effettivamente il grano saraceno che ti sbuca fuori da queste caserecce. Dietro abbiamo invece tutti quanti i nostri ingredienti nutrizionali. Pacco invece da 150 grammi, pagato 1,69 euro. E ora vedremo se questa combinazione fra grano saraceno, fontina e Speck funzionerà oppure no. Ed eccolo qua tutto il suo splendore, sembra quasi un sole di grano saraceno in il nostro casareccio, ma non vedo l'ora di assaggiarlo, quindi ne prendo due e buon appetito! La predominanza dei gusti principali, ovvero quello della fondina e dello Speck, si sentono, il connubio è perfetto, eccezionale, si combinano benissimo come marito e moglie, come il gelato con la panna, come la fondina e lo Speck. Tutto racchiuso da questo guscio, da questo involucro di grano saraceno che non ti pervade il sapore, anzi, te lo accompagna piano piano, come un bastone nella vecchiaia. Mamma mia! E invece concludiamo la parte delle paste ripiene con altre due tipologie, con questa sorta di ravioli ripieni di sauerkraut e pancetta e questi ripieni di patate e prosciutto. Dietro abbiamo invece come sempre tutti quei nostri ingredienti e valori tradizionali, come non mancarli. Questi invece sono costati 1,79 euro l'uno e ora vedremo quale dei due funzionerà di più rispetto a uno, rispetto all'altro o rispetto a tutti in generale. E ora passiamo invece a quelli là, gusto crauti e pancetta. Profumo, devo dire, molto invitante, essendo una predominanza di sauerkraut incredibile. E buon appetito a me! L'acidità del sauerkraut forse sovrasta quello della pancetta. Diciamo che la pancetta ha solo la consistenza. Si sente un leggero affumicaticcio, però non riesce a completare, non si riesce a unire bene con il sapore forte dell'aceto del sauerkraut. Ma peccato, dai! E ora quello patate e prosciutto. Buon appetito a me! Una coccola. Una coccola perfetta. Come ho detto prima, la fondina e lo Speck, ecco, patate e prosciutto si uniscono benissimo in questa sorta di matrimonio felice. La pasta forse non è l'elemento aggiunto di questo matrimonio felice. Secondo me, con l'impasto del grano saraceno, anche questo matrimonio sarebbe durato tantissimo. E ora andiamo dalla parte dei secondi con le famose schnitzel. Dietro abbiamo una vastità di ingredienti e anche una vastità di valori nutrizionali. Questa volta i nostri schnitzel da 750 grammi sono costati 5,99 euro. Ora vedremo se il crown jewel della tradizione alpina funzionerà oppure no. Ed eccola qua la nostra schnitzel, penso la figlia della figlia della figlia della cugina della cognata. Me l'aspettavo veramente molto più grande, forse l'hanno fatto in favore delle classiche cucine per metterlo nel forno, però secondo me se era più grande non è che sarebbe stato proprio male male male. Ma ora andiamola a cucinare e assaggiamola. Ed eccola qua ancora fumante, non so se si vede, la nostra schnitzel. Un profumo devo dire molto invitante, a naso si sente una preponderanza di carne di maiale veramente intrigante. Ma ora passiamo all'assaggio e non uso neanche forchetta e coltello, così come va va, quindi speriamo di non ostinarmi e buon appetito. Anche qui me l'aspettavo asciutta, è vero non è il massimo della morbidezza, però comunque ci assomiglia molto al gusto della schnitzel. Per quanto riguarda la panatura devo dire ci siamo, croccante. Quindi in un certo senso è vero che non è grande come quello originale, però devo dire che si avvicina molto. Brava Lidl! Altro prodotto che mi ha ispirato veramente sono queste sorte di
mini nuggets, però con la panatura di bretzel. Design, devo dire, molto bello e accattivante. Carina anche la ciotolina qua di salsa. Dietro invece abbiamo un bel po' di ingredienti. E qui invece, qui proprio qua, i valori nutrizionali. Pacco da 300 grammi pagato 2,79 euro. Ora vedremo questa sorta di piccolo snack. Funzionerà oppure no? All'interno troviamo anche le salsine, quindi da questo punto di vista è carino. Non le assaggerò perché sono al mirtillo e sono allergico e potrei anche morire. Quindi mi baserò solamente su questi piccoli strips. Ed eccoli qua i nostri piccoli chicken bites, che vi posso dire saranno piccolini, però hanno un profumo leggermente speziato del pretzel, veramente invitante. Sono anche morbidi, non me l'aspettavo, ma ora non vedo l'ora di assaggiarli, quindi buon appetito! Buoni! Il pollo me l'aspettavo asciutto, in realtà era molto tenero. Poi abbiamo questa panatura che sì, è vero, mi ricorda molto quel sapore leggermente abbrustolito del pretzel. Secondo me se erano leggermente una punta un pochettino più salati, secondo me sarebbero stati perfetti. E che facciamo, un'insalatina? Non gliela mettiamo insieme a questa schnitzel e questi mini bites di pollo? Con un'insalata di patate, però con pollo, essenzialmente allo stesso colore dell'insalata di patate della Lidl che troviamo quotidianamente. Anche a naso ha lo stesso odore forte di aceto, molto preponderante. Risulta essere un pochettino più scotta, ma ora vediamo se questo connubio funzionerà oppure no. Buon appetito! Diciamo che ha lo stesso sapore classico dell'insalata di patate, il pollo non si sente minimamente perché c'è un eccessivo gusto di maionese incredibile. Questa purtroppo bocciata. E visto che ancora non abbiamo mangiato nulla, praticamente come se non fosse successo nulla, andiamo alla parte che secondo me potrebbe piacere un po' tutti, ovvero quella dei dolci. Per l'occasione ho deciso di prendere 3 varianti su 4 dello yogurt, ovvero quello gusto pera, fiori di sambuco e lime e gusto strudel. Non so se si riesce a vedere, ma qua ci sono tutti quanti i nostri ingredienti e valori nutrizionali. Pacco da 125 grammi contenente 2 vasetti, pagato 0,69 l'uno, e ora vedremo se questi gusti funzioneranno oppure no. Quale partiamo? Questo, 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 questo. Partiamo da quello da fiori di sambuco e lime. Devo dire che la consistenza è perfetta. È abbastanza denso, ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Buono! Fresco, c'è quel leggerissimo sentore di sambuco che va in contrasto con il limone, che vi posso dire dopo tutta quanta questa mangiata è veramente un toccasana. Peccato però che questi si mangiano la mattina. Peccato! Secondo gusto, proviamo quello pera. Qui invece c'è un odore di pera assolutamente incredibile. Anche questo devo dire che è molto denso. E ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Buono, bello forte, bello potente di pera. Per quegli amanti che si mangerebbero le pere dalla mattina fino alla sera, secondo me questo potrebbe essere lo yogurt fatto apposta per voi. E ora ultimo, ma non meno importante, quello allo strudel. Qui invece c'è un odore di impasto di strudel molto interessante, si sente molto all'odore la cannella, la vaniglia. E questo mi sembra un pochettino più meno denso rispetto agli altri, ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Wow! Si sente tantissimo una botta di cannella incredibile. La consistenza della mela non si sente molto. È vero che fra i due il gusto della cannella ti spinge molto di più. Però secondo me se ci fosse stato qualche pezzettino in più di mela, secondo me sarebbe stato assolutamente perfetto. E visto che abbiamo provato un bel po' di canederli, quale migliore occasione se non concludere con i canederli dolci! Qui abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti e valori nutrizionali. Pacco da 410 grammi, se ne è pagato 2,49 euro, e ora vedremo se funzioneranno anche i dolci oppure no. Però prima, paradossalmente, andiamoli a cucinare. Ed eccoli qua in tutto il suo splendore, i canederli ripieni di crema alla nocciola.
Al taglio devo dire che è uscito tutto quanto il ripieno di nocciola. C'è un odore particolarmente invitante, ma ora passiamo all'assaggio, quindi buon appetito. C'è una strana consistenza, uno strano gioco di consistenze fra i due gusti, perché l'impasto devo dire che è particolare, ha quella certa salinità data appunto dall'aggiunta di sale in cottura, e poi abbiamo questa, anzi, questa non crema alla nocciola che in pratica si è liquefatta immediatamente appena ho tagliato il canederlo. È buono per carità quando riesci a prendere la parte di crema, però niente di che, va. E ora passiamo agli ultimi due tipologie di gusti, ovvero i gelati. Abbiamo quello allo strudel e il gelato alla birra. Dietro, come possiamo vedere, abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti. Ah, e i valori nutrizionali qua di lato, mi stavo fregando di uno e dell'altro. Entrambi i gelati sono costati 2,49 euro. Ora vedremo quale dei due funzionerà di più, oppure nessuno dei due. Devo dire, molto bello visivamente. Si è sbucato fuori un odore di vaniglia veramente incredibile. È molto morbido nella consistenza. Ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Buon avvolgente, c'è un misto di gusti, di densità, di corposità veramente incredibile. Quel piccolo tocchetto di sfoglia, di croccante unito a questa crema alla vaniglia e con dei sentori di mela funziona veramente tantissimo. Mentre ora passiamo a quello, alla birra. A naso non sento nessun odore, sembra quasi un barattolo di crema Nivea. Dalla consistenza devo dire non è molto cremoso, sembra più una sorta di granita che più un gelato, ma ora passiamo all'assaggio. Buon appetito! Lo so, questo è stato proprio frutto di un marketing spudorato, però devo dire che di birra non sento nulla, sente molto di più il latte e il cocco che un vero e proprio gusto di birra. E non so perché, ma non credo che lo continuerò a mangiare. E quindi ragazzi, che dire, spero che la food review della settimana Alpen Fest 2024 vi sia piaciuta. Vi metterò questo in descrizione anche le settimane passate della targata Lidl. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividerlo ovunque. Come sempre, buon appetito!